notte di mamma e di papà, col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte ancora nostra, Claudia non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. La seconda edizione dell'Outdoor Film Festival ha registrato un boom incredibile di presenze, un successo anche inaspettato ma che getta le basi per proseguire su questa linea. L'evento, voluto e patrocinato dal comune di San Valentino Torio con l'associazione Soffermiamoci, con Carmen Fabrocino, Miriana Squitieri, insieme ad una grande squadra di giovani, vuole avvicinare i giovani e coinvolgerli in attività artistiche, cinematografiche e dare un respiro internazionale al piccolo e incantato borgo dell'agro nocerino sarnese. L'obiettivo della kermesse anche quest'anno è stato proprio quello di valorizzare la creatività dei giovani in tutte le sue forme, mantenendo come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Il festival vuole divenire un'opportunità per far conoscere realtà sparse sul territorio nazionale che fanno dell'arte uno strumento essenziale per stimolare la partecipazione ed offrire ai ragazzi occasione di aggregazione e creatività, e così è stato. Ieri sera poi un successo strepitoso, un paese in festa per la serata finale, giovani e meno giovani in giro per il paese già a partire dalle ore 14, una presenza di ragazzi attori come Francesco Zenga, content creator, di registi come La Farina, Ivan Silvestrini e star internazionali come Catherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful, Kat Graham, che hanno letteralmente incantato ed entusiasmato i fan di tutte le generazioni. Ieri poi è proseguito con Alessandro Terzigni, il cast serie TV Il Paradiso delle Signore, che dire, amanti delle soap targato Italia, e a chiudere la voce più romantica d'Italia, lui che con Un cielo rosso su Roma, in questo caso su San Valentino Torio, ha fatto innamorare milioni di generazioni riscuotendo sempre un grande successo con i suoi concerti. Erminio Sinni è riuscito anche a coinvolgere tra gli altri e far cantare Il primo cittadino in una cover di Antonello Venditti. Ecco il sindaco, applauso! Si accendono voi! Ma quanti amici intorno! Applauso! E viene voglia di cantare! Certo, da dati ma non mai diversi, ma con la voglia ancora di cantare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, l'amore è amore. Se l'amore è amore, e a suon di campane abbiamo salutato anche quest'anno l'Outdoor Film Festival. Io ti faccio i complimenti, il segreto di tutto questo successo e di tutta questa macchina organizzativa straordinaria di tanti giovani, tanti ragazzi, sì. E soprattutto la mente, quella che coordina è il direttore Giuliano Squitieri. Sì, grazie, grazie. Allora, un vero e proprio segreto non c'è, l'unico segreto che posso rivelarvi è la determinazione, è un po' anche quello che abbiamo detto ieri, noi quello che vogliamo fare è far sognare tutti, sognare però con determinazione. Questa è anche la tematica dell'Outdoor Film Festival di quest'anno, un'edizione veramente carica di persone. E poi quello che è interessante, sicuramente i telespettatori da casa lo hanno notato, tu hai scelto, ovviamente tu sei una generazione, insomma sei giovanissimo, però hai scelto dei personaggi per tutte le generazioni, ovviamente anche Brooke, no? Di certo. Beautiful, attesissima dalle signore ma anche dai giovani, perché quello è una soap sempre verde. Esatto, esatto. No, quello che noi abbiamo voluto creare è un cartellone per tutte le età. C'è stata Kat Graham, più vicina ai giovani, Kelly Rutherford vicina sia ai giovani con Gossip Girl sia ai meno giovani con Merlo's Place, Sara Penelope Robin vicinissima ai giovani, Brooke di Beautiful e Mare Fuori che sono molto vicini ai giovani. Insomma, c'è la qualunque, un bagno di folla incredibile. Allegria
senza una lacrima, niente da aggiungere.